Anticipazioni e spoiler Terra Amara, puntate che vanno dal 23 al 27 gennaio 2023. La dottoressa Mujgan vuole un confronto faccia a faccia con Zuleila prima di sposare Yilmaz. Mujgan ha un incontro con Zuleila. Prima di convolare a nozze, vuole infatti capire se la donna è ancora innamorata di Yilmaz. Zuleila nega, consapevole che Demir potrebbe impedirle di vedere nuovamente suo figlio. Nel frattempo, Zenjaver chiede il perdono a Fekeli e rivelerà che Demir aveva ordinato a Husein Koban di far fuori proprio Fekeli. Yilmaz e Demir sono impegnati in una nuova lite e vengono a sapere che Fekeli ha avuto un malore. In ospedale, infatti, lo invitano a riposare. Intanto, in città arriva il perfido Erkument, cugino di Demir Yaman. Quest'ultimo porta il suo parente a vedere un terreno sul quale dovrebbe sorgere il suo qualificio, ma scopre che Yilmaz lo ha preceduto acquistando le azioni di Zenjaver. Per questo motivo Demir perde le staffe, discute prima con Zenjaver e quando Nihal, la moglie, gli dice in che modo si sono diffuse le voci del vecchio rapporto tra Yilmaz e Zuleila, si reca anche da Sabatin per chiedere se ciò corrisponde alla realtà. Anche tra Ghafur e Sanya non vanno molto bene le cose. Quest'ultima infatti è gelosa di Sahar, credendo che possa avere una relazione con suo marito. Mujan e Fekeli da una parte e Unkar dall'altra vogliono convincere Yilmaz e Demir a gettare l'ascia di guerra, ma Yaman la pensa in un modo tutt'altro diverso. Nel frattempo, Sharmin riceve una notifica dal tribunale, deve saldare i debiti accumulati nel tempo con la famiglia Yaman. La donna ne parla con Yilmaz, che l'aiuta a trovare un buon avvocato. Alla villa si verificano varie beghe familiari e dopo una movimentata cena, ubriaco Demir scambia Seher per Zuleila. Quando si sveglia accanto a lei, l'uomo nega di aver trascorso la notte con la cameriera, che a sua volta però vorrà approfittarsi della situazione per trarne benefici, perché è incinta di Ghafur. Accuserà Demir di aver avuto un rapporto sessuale con lei, dal quale poi è rimasta incinta, lo ricatterà per trarne beneficio per lei e soprattutto per la vita del piccolo, che è figlio di Ghafur, che sta per nascere. Questo e tanto altro nella prossima settimana di Terra Amara.